ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi guardate che cosa vi porto. Vi porto il sistema operativo che ho installato, e Windows 11 praticamente, no? E, rispecchia molte funzioni nuove, ne parleremo bene. Quindi questo è il video secondo introduttivo. Il primo è del PC e degli interni, quindi andatelo a recuperare se non l'avete ancora fatto. E lasciate un bel mi piace al video che ho fatto in precedenza. E questo è il PC mio, ok? Quindi lo gestisco io, faccio tutto io. Adesso metto la password, quindi si spinge la barra spaziatrice. Qua c'è la tastiera da gaming, ovviamente. E se spingete la barra spaziatrice vi dice password. Voi mettete la password del vostro PC se la volete mettere, eccetera. C'è la funzione per disattivarlo. Quindi metto la password e ci vediamo fra un po'. Eccoci qua con il PC interno, questa è la mia schermata home, quindi ho messo una cosa riferita al gaming, spero che vi piaccia. Qua ci sono a fianco tutte le mie cose, tutta la mia roba, e questo è il PC. Comunque le nuove funzionalità di Windows 11 è molto particolare, magari vi metto anche il link per scaricarvi anche voi, se lo volete, Windows 11 gratuitamente, non ho pagato nulla. E qua ci sono le diverse cose e sfaccettature. Poi qua è molto carina come cosa. Aprite qua, quindi cambia qua rispetto a Windows 10, è molto diverso, che ve l'avevo già fatto vedere, mi pare Windows 10, avevo fatto un video introduttivo. Qua c'è l'hotspot, quindi potete fare anche da hotspot. Questa è una nuova funzionalità che non ha Windows 10. Poi alle assistenze not assistente notifiche. E la rete, ovviamente, modalità aereo, quindi è come un telefono, quindi lo gestite come un telefono. Poi c'è anche la funzione Bluetooth, quindi potete mettere, se andate nelle impostazioni, ci sono diverse notifiche, ci sono i giochi, tutto quanto è riferito al mondo anche del gaming, ecco, tutto qua. Comunque abbiamo, non so se riuscite a vedere, ok. In sistema, quindi abbiamo schermo e audio. Se andiamo in schermo, c'è la luce notturna che potete mettere attivare, e se l'attivate cambia la schermata. Dovrebbe cambiare una cosa. Ok, come luce blu. Ok, perfetto. Qua in alto. Poi abbiamo, scusate, un secondo che sistema. Abbiamo HDR, ok? Quindi abbiamo anche altre informazioni su HDR. Se andiamo qua, vi porta in una pagina su internet co che cos'è e vi spiega tutto che cos'è HDR. HDR può mostrare una gamma più ampia di colori e luci. Lo potete scaricare gratuitamente, se non erro, ok? Se la volete, eccetera. Vedete, quindi ha più funzioni e di luce, come potete notare. Molto interessante le funzioni di Windows 11. Questo è un video introduttivo che mi è venuto al momento. Dovevo caricare un altro video, ma comunque lo faccio man mano. L'Orient e tutti gli altri modellini presto arriveranno nel mio canale, non vi preoccupate. Ho avuto diversi ritardi, eccetera. Cioè, nel senso, per fare video. Quindi mi devo organizzare diversamente. Più schermi, quindi metterò due video questa settimana dell'Onet e tutti gli altri. Più schermi, quindi potete memorizzare le posizioni della finestra in base alle connessioni del monitor, riduce l'icona delle finestre. Va molto meglio, è più fluido rispetto a Windows 10. Qua a fianco, in basso a destra, c'è l'orario e ci sono tutte le notifiche. Vedete, quindi vi dice: accesso alla tua posizione, bloccato per la privacy e tutto. E poi c'è il calendario, come potete notare. Molto interessante. Questo è l'antivirus che è scaduto, non ho ancora attivato. E poi abbiamo le impostazioni schermo avanzate e grafica. Molto interessante anche questa funzione. Come potete notare, qua ci dice quanto è il PC. Quindi abbiamo praticamente la modalità desktop
che è 1280 per 1024 60 Hz. Modalità segnale attivo uguale 8 byte intensità in byte e RGB. Molto buona come cosa. Poi proprietà scheda video per uno. Vedete la scheda video, se scherzate. Quindi 3840 MB di totale disponibile, quindi molto. E la scheda video qua là, ok? Tutte le caratteristiche che dovete avere, le informazioni della mia scheda video è tutta qua. E questa io la venderò come scheda video, non è male per i giochi, però non quelli tosti. Quindi se la volete mi contattate in privato su Instagram, che dopo vi metto il link come sempre ogni volta. Queste sono delle, se volete sapere delle informazioni, qua c'è tutto. Grafica, quindi la grafica. Qua ci dicono che cosa abbiamo installato, quindi abbiamo Rocket League, Netflix, Microsoft Store, oppure che cosa potete installare. E la fotocamera, quindi opzioni, vedete? Quindi avete anche la fotocamera, le foto. Per privacy non ve le farò vedere, ecco le foto. Poi abbiamo dispositivi Bluetooth qua a fianco, a sinistra. Scusate se lo devo tenere così, ma non posso metterlo più di tanto alto. Dispositivi, quindi abbiamo, lo potete aggiungere un dispositivo. Se io per esempio ho questa cassa qua Bluetooth, adesso ve la faccio vedere meglio. Adesso un secondo che mi organizzo. Io ho questa cassa Bluetooth qua. Vi faccio vedere. Vedete, bella, molto bella. Adesso vi abbasso anche. Questa qua è una cassa molto interessante, come potete notare, è della musica. Ok? Accendo un attimo la luce perché ve la faccio vedere meglio e voglio farvela vedere. Cambia anche colore. Perfetto. Ed è spettacolare, perfetto. Se schiacciate qua, vabbè, non fate calcolo alla polvere che non la uso da diverso tempo. Avete il pulsante on, quindi se l'accendiamo dovremo vedere dal PC il Bluetooth. Quindi proviamo la funzione, si accende, perfetto. Non parla, non dice nulla. Vediamo un attimo se aggiungendo il dispositivo lo ricettiamo e lo vediamo un attimo. Bluetooth, andiamo su Bluetooth, vediamo un attimo se ce lo dice, non è stato possibile connettersi. Possibile soluzione, attiva Bluetooth nel dispositivo Windows. Quindi se andiamo nelle impostazioni di Windows 11, che dovrebbe essere qua a fianco, esatto, se schiacciamo impostazioni, e ci siamo già praticamente, e digitiamo, e adesso vi faccio vedere meglio. Quindi cambiamo luce e abbassiamo un po' la luminosità. E andiamo, trovo un'impostazione qua in alto e troviamo Bluetooth. Ok, impostazioni dei modifiche, impostazioni per le modifiche del PC. Altri dispositivi. Qua mi dice che intercetta già degli altri dispositivi. Quindi vediamo un attimo se è questo. E li potete anche rimuovere schiacciando i tre pallini in alto. Vedete? Quindi rimuovi e lo potete semplicemente rimuovere dal dispositivo. Comunque Bluetooth. Io se schiaccio Bluetooth, impostazioni di dispositivi Bluetooth. Ok. Poi potete anche trovare i problemi che sono legati perché non si collega, però schermo wifi, ecco, qua avevo sbagliato la funzione, quindi dovete, vi faccio rivedere meglio, quindi aggiungi il dispositivo, schermo wireless o dock, ok, se avete TV o PC, però è anche collegato alla cassa, c'entra anche questo, quindi aggiungi un dispositivo, lui ricerca. E fa la connessione, come potete notare, carica, sta caricando, e molto interessante. Poi abbiamo l'account,
e non potete togliere fino al termine. Vediamo un attimo se ce lo, se ce lo cerca. Se non ce lo, se lo cerca, ci guarderò io a breve. Comunque non è importante. Vi potete comunque collegare anche alla cassa Bluetooth, ma non avrebbe neanche senso per collegarsi. Quindi la spengo un attimo. Lo annulliamo, quindi quando avete fatto la ricerca qua e comparirà a fianco il dispositivo che state cercando. Ok, molto interessante come cosa. Poi abbiamo, qua ci fanno vedere che cosa abbiamo attivato. Quindi se andiamo di nuovo qua, ci dicono che abbiamo il General Wacom, che è quella su. Faccio vedere la mia Wacom, che è questa. E gli altoparlanti, quindi abbiamo attivato queste due funzioni. Se nel caso non ci saranno attivate, si fanno il pallino rosso. Io deduco. Poi abbiamo scarica con connessioni a consumo il software, ok, per i nuovi dispositivi, l'audio e lo schermo, impostazioni correlate, dispositivi e stampanti. Niente di particolare. Poi abbiamo rete e internet, quindi abbiamo il wifi, l'ethernet. L'ethernet è l'autenticazione, impostazioni IP e DNS, quindi rete a consumo. Consuma di meno. Ok? Quindi connessione a consumo. Alcune app potrebbero funzionare in modo diverso per ridurre l'utilizzo dei dati, quindi risparmiate internet. Se lo volete collegare è molto comodo e più veloce, ve lo dico. Infatti, se ci sarebbe internet, non internet, sarebbe molto meglio. Però purtroppo non l'hanno ancora fatta questa funzione, ma forse a breve lo faranno, chissà. Io non lo so. E l'hotspot, quindi come vi ho detto prima, cioè l'hotspot che poi potete collegare con un altro dispositivo. Ok, tipo io mi voglio collegare con il telefono, voglio farmi da hotspot, ma quello c'era anche dall'altro. Quindi non è una cosa nuova, la modalità aereo sì, invece. Quindi interrompi tutte le comunicazioni wireless, quindi non va internet, non va nulla, non vi volete essere rintracciati, nulla, non va internet. Così se uno vi vuole entrare non può perché non va assolutamente. Proxy, che ce l'ho già attivato. Serve proxy per connessione wifi ed ethernet, quindi wifi interno e connessione remota. Questo non so precisamente che cos'è, e impostazioni di rete avanzate, quindi vi farà vedere, ok, tutte le proprietà della rete. Vedete, io ho collegato il mio wifi e l'ethernet, ok, che non è connesso, cioè se lo volete connettere lo potete fare. Personalizzazione, quindi qua molto carina come cosa, avete la personalizzazione dello schermo. Se volete mettere un'altra funzione basta schiacciare, poi dopo ci sono tutte le caratteristiche, c'è lo sfondo, l'immagine di sfondo, vi fa vedere come si fa tutto, e poi potete sfogliare le foto, come potete notare, molto interessante. Qua avete tutte le foto che volete, che potete mettere. Se volete mettere tipo i Minions, i manga, che andateli a rivedere, che li ho fatti questi due video da poco. E così via. Eccetera, eccetera. Poi ci sono i caratteri. Molto interessante comunque come aggiornamento. Come aggiornamento non è male, anche perché ha la funzione che dopo vedremo meglio. Che potete scaricare la roba gratuitamente e praticamente sarebbe il PC Android, ok? Anziché Microsoft. Sì, è diventato Android adesso, Windows. Quindi app, quindi abbiamo le app predefinite, come potete notare. Le app predefinite, scusate. E ho schiacciato nelle app predefinite, come potete vedere, fantastico. Poi abbiamo altre app e funzionalità, app installate, quindi ci fanno vedere, come vi ho detto, le app installate. Quindi abbiamo anche Cortana, molto interessante. I giochi, Instagram, che l'ho scaricato prima, tutte le funzioni e caratteristiche dei PC, del PC.
e tutta la roba che abbiamo scaricato. Quindi molto interessante come funziona. Se tipo volete togliere, tipo io voglio togliere Xbox, faccio disinstalla e semplicemente te lo disinstalla. Vi dicono: siete sicuri di disinstallarlo? Bene, se siete sicuri lo disinstallate. Stessa cosa con Xbox Live, poi quello che volete voi. Io sto disinstallando diverse cose perché non me ne faccio nulla. Quello che non si guarda, dovete aspettare. L'unica cosa, dovete aspettare che si disinstalli. Ma questa funzione non c'era nell'altro PC, almeno era complicata da trovare. Questo non si può togliere. E diverse cose. Comunque, dopo io si guardo, eccetera. Ok, questo non è importante. Andiamo avanti con l'account. L'account io direi che è Microsoft. Sì, c'è tutta la roba, posta elettronica, tutta quella roba. Quindi mettete il vostro indirizzo, poi sono cose personali, non vi posso far vedere le mie, di certo. Comunque, data e ora e le funzioni, come potete notare, abbiamo data ora, lingua e area geografica, scusate un attimo che... Ok, digitazione e riconoscimento vocale. Quindi molto interessante. Poi vi parlo anche l'anteprima. Poi abbiamo i giochi, quindi modalità gioco ottimizza il PC per qua ci dicono la grafica, ok? E qua ci fanno vedere i giochi che possiamo giocare, io deduco con la grafica migliore. Non ci mettono Fortnite perché lasciamo stare che è molto molto peso. Dimensioni del testo, effetti visivi. Comunque con Fortnite fra un po' uscirà un nuovo video. Comandi vocali, tastiera, mouse, controllo ottico, privacy e sicurezza, tutte le funzioni qua, e Windows Update quando completa gli aggiornamenti. Quindi praticamente si fanno gli aggiornamenti, vedete, quindi questo è sospeso, questo bisogna riprovarlo e quello lì. Io pensavo che erano... Ah, sono delle cavolate, vedete, come potete notare, sono questi gli aggiornamenti. Ok, andiamo nella schermata home che me l'ha cambiata, come potete notare, purtroppo, perché io volevo l'altra. E va bene, anche questo. Ok, adesso lo cambierò io. Poi qua, vabbè, è rimasto uguale, quindi lo cambio anche qua un po'. È molto diverso rispetto a Windows normale. Poi, come vi dicevo, qua in basso, non so se riuscite a vedere bene, qua in basso c'è la funzionalità Start. Quando schiacciate questa funzionalità, vi fa vedere diverse app che potete installare da Microsoft Store. Quindi, se apriamo Microsoft, ok, che abbiamo già collegato il wifi, io deduco, cioè il wifi simulato, l'email, qua ci sono tutte e tutti i giochi e tutta la roba disponibile che volete. Quindi questo si paga, ovviamente è Minecraft. E poi ci sono diversi giochi, ok? Se tipo io, che ne so, voglio scaricarmi un gioco peso, scarico Fortnite, vediamo se me lo dà. Andate su Fortnite, scrivete, non ce lo dà perché ovviamente io ce l'ho comunque già installato. Poi abbiamo Spotify, che è quello della musica, però io non ce l'ho installato per il momento. Instagram e TikTok, che non riesco ad accedere. Prime Video, e sono tutte cose personali, quindi non ve le posso far vedere. Facebook, ma io non ce l'ho, ovviamente non l'ho scaricato, potete decidere voi. La calcolatrice, che non può mancare con i calcoli. E poi cambia anche la funzionalità per spegnere il PC. Quindi se volete spegnere dopo il PC, andate qua. E qua c'è scritto arresta il sistema, riavvia il sistema o sospendi. Sospendi, te lo mette un po' in pausa. Ecco, tutto qua. Io spero che ho detto tutto. Ditemelo qua sotto nei commenti. Comunque, se il video vi è piaciuto, ditemelo anche qua sotto nei commenti.
e commentate e spero che farò molte visual e mettete tanti tanti mi piace. Così noi ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà. Ovviamente questo è un video introduttivo, poi vedremo se fare degli altri. Sì, sicuramente sì, direi il prossimo mese anche. Spero che vi sia piaciuto, dai. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao.